Anche il diabete non insulino dipendente colpisce gli adulti soprattutto se in sovrappeso. Soltanto nel Lazio i pazienti diagnosticati sono oltre 330.000, un numero questo destinato a crescere nei prossimi anni. Nel 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, molte persone affette da questa patologia non hanno avuto la possibilità di rivolgersi alle strutture specialistiche. Per rispondere a questa carenza di controlli è attiva anche per il mese di luglio la campagna Pronto Diabete. L'iniziativa, che mette in sinergia medici di famiglia e i centri diabetologici, è rivolta ai pazienti che desiderano avere una consulenza specialistica gratuita chiamando il numero verde 800 042 747 o collegandosi sul sito prontodiabete.it. Il diabete di tipo 2 è uno dei maggiori fattori di rischio di infarto e di ictus. Per questo motivo è molto importante mantenere una corretta alimentazione e praticare quotidianamente l'attività fisica. Un corretto stile di vita contribuisce ad allontanare l'insorgenza, se predisposti, e contribuisce a tenere il diabete sotto controllo con un utilizzo di farmaci di ultima generazione, riducendo pertanto i rischi di ospedalizzazione e i rischi cardiovascolari connessi.